Buon pomeriggio a tutti. Mi fa molto piacere essere con voi per parlarvi di questo argomento così, diciamo, caldo in questo momento e ringrazio l'amico Donelli per avermi invitato. Purtroppo non mi è possibile essere presente e quindi vi farò questa presentazione online, spero che vada tutto bene. Quando parliamo di intelligenza artificiale ci riferiamo ai cosiddetti sistemi intelligenti. Chiariamo subito, i sistemi intelligenti sono essenzialmente sistemi computerizzati che girano su computer, basati su algoritmi recorsivi in grado di risolvere problemi molto complessi che sono di solito al di fuori della portata della statistica classica. E il termine che è più usato in letteratura negli ultimi anni è quello di machine learning systems. Il fascino di questi sistemi è che hanno una proprietà di adattarsi da soli al problema da risolvere senza dover seguire un programma predefinito. Noi siamo letteralmente pervasi da sistemi intelligenti in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Dall'automobile alla casa intelligente, alle previsioni del tempo e quant'altro. In medicina sono arrivati un po' più tardi, anche perché quello scenario di riferimento per la medicina che è così cambiato lo si è visto proprio negli ultimi 10 anni, ovvero questa esplosione di dati medici disponibili da una parte, con questa difficoltà di gestire dati di dimensione e complessità tali da essere computabili con sistemi tradizionali, e dall'altra le aspettative del paziente che sono molto cambiate perché il paziente sempre più vuole essere trattato come un individuo e non come una statistica. I big data, lo sapete, sono ormai una realtà, di tutti i giorni. Grandi volumi di dati, grande velocità di trasmissione, grande varietà di tipologia di dati e il problema anche di garantire la veridicità di questi dati. Certo, se noi estraiamo un'informazione preziosa abbiamo un grande valore. Il problema matematico è che quando dei dati sono così giganteschi, abbiamo l'incubo della dimensionalità, cioè le variabili superano il numero dei casi di alcuni ordini di grandezza e quindi noi, usando una statistica tradizionale, possiamo trovare qualsiasi cosa, ma quasi sempre senza un grande significato. Ecco perché da una parte i big data, dall'altra la complessità, chiamano sempre di più questi sistemi intelligenti, come sono stati definiti in questo review, questo editoriale scritto da questi due autori della Harvard Medical School, in cui questi due autori auspicano l'utilizzo di questi machine learning system per migliorare le capacità del clinico a livello di prognosi e di diagnosi, e ci spingono a dire che saranno quasi indispensabili nel prossimo futuro. In questa slide vedete un po' lo scenario dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale dai primi anni 50, dove se ne parlava, ma esattamente non si riusciva a definirne una grande utilità. Poi arrivarono le cosiddette reti neurali, che sono un po' i progenitori di tutti gli altri machine learning system, e le cose cambiarono moltissimo, fino a che abbiamo avuto, con l'arrivo di Google, il suo progetto della Google Car, i matematici hanno inventato questi algoritmi di deep learning che hanno veramente rivoluzionato il modo di gestire le informazioni delle immagini, ma poi sono stati trasportati in ambiti completamente diversi. Quindi le reti neurali, che sono sistemi intelligenti più potenti, si ispirano appunto al cervello, come dice il nome. E sono soprattutto utilizzabili quando abbiamo a che fare con dei dataset in cui c'è un'alta non linearità. Qui vedete una tipica architettura della rete neurale, poi vi farò vedere un'animazione che spiega meglio la cosa.
A differenza dei sistemi esperti di vecchia notorietà, i quali in realtà non apprendono, ma hanno già un programma con delle regole precodificate da esperti e il modello di queste regole viene applicato top down sui dati, qui abbiamo un capovolgimento perché le reti neurali hanno a disposizione i dati, sui dati creano un modello con una computazione bottom up, sono i dati stessi a generare il modello e hanno bisogno di un certo apprendimento per maturare questa capacità introspettiva. E qui vedete una console con una rete neurale abbastanza sofisticata che noi possiamo creare a nostro piacimento e possiamo mettere un numero di unità di input pari al numero di variabili. Le unità di output, vedete la freccia, sono definite sulla base del problema che vogliamo risolvere e lo stato nascosto è la vera e propria intelligenza del sistema che permette l'integrazione delle informazioni in maniera dinamica e voi vedete la rete neurale che inizia a lavorare e quindi tutte le variabili che ogni caso mette a disposizione vengono computate decine di migliaia di volte fino a che l'errore di computazione diminuisce e la rete neurale ha definitivamente imparato. Questo confronto con il valore reale dell'output e i neuroni artificiali permettono un riaggiustamento ricorsivo dei pesi che alla lunga permette alla rete di adattarsi al meglio a questi dati. A questo punto la rete è pronta, noi la congeliamo e andiamo a applicarla in cieco per verificare effettivamente se ha capito il problema o solo imparato a memoria. Numerosi salti di paradigma, non c'è limite alla quantità di dati, la natura dei dati stessi può essere la più varia, anche la complessità. Abbiamo già detto che i dati plasmano i programmi che li analizzano e la cosa molto importante per il clinico che è questa, l'inferenza avviene a livello del singolo caso e non su un gruppo. Negli ultimi anni sono esplosi sistemi applicativi in vari campi della medicina, in questa review di Topol, che ha scritto anche un bellissimo libro su questi sistemi intelligenti in medicina, potete vedere molti esempi di dove possono essere applicate oggi le reti neurali o altri sistemi di machine learning. E qui vi lascio scorrere questa slide perché vi dà l'idea della gamma di possibilità che abbiamo a disposizione. L'FDA, d'altra parte, ha approvato negli ultimi anni decine e decine di software applicativi basati sul machine learning da parte di compagnie grandi e piccole, specialmente start-up, e qui vedete le varie indicazioni di queste applicazioni che sono state soprattutto sviluppate nell'ambito dell'imaging diagnostico. Grandi speranze su questa possibilità, come vedete dalla letteratura, e soprattutto l'avvento, come dicevo prima, delle deep learning o queste neural network convoluzionali ha permesso un salto di qualità perché queste reti che hanno molteplici strati nascosti sono in grado di computare delle informazioni molto complesse, produrre una sorta di astrazione e definire esattamente il soggetto che viene ad essere computato. Qui vedete una di queste reti neurali che abbiamo costruito, un multistrato, inizia ad elaborare e dopo pochi secondi il sistema va già in convergenza e lo vedrete dalla sincronizzazione di questi strati nascosti e a questo punto effettivamente la rete neurale ha già fatto un bel salto in avanti, ha già imparato molto bene e l'errore di computazione è quasi azzerato e in effetti l'accuratezza sfiora già il 100%. Abbiamo problemi a cambiare delle slide.
scusate per problema del computer, e con queste reti neurali siamo arrivati a un'accuratezza eccezionale, ad esempio in campo dermatologico. Questa è una pubblicazione su Nature, dove hanno addestrato con più di 100.000 immagini digitali un sistema di machine learning, dopodiché queste immagini, che erano immagini di varia natura di patologie cutanee, soprattutto melanomi, mettono a disposizione nuove immagini e confrontano l'accuratezza di un dermatologo esperto con quella di questo computer che nel frattempo ha imparato. E qui vedete da queste slide che in tutti i casi di tipo diagnostico, le reti neurali, che sono questa curva ROC blu, sono al di sopra delle performance dei singoli dermatologi, che sono questi puntini rossi. Grande preoccupazione dei dermatologi di poter un domani addirittura rimanere senza lavoro, ma la stessa paura ce l'hanno i radiologi, perché anche qui la rivoluzione culturale del digital imaging è che siamo passati da semplici immagini a dei dati, ai numeri che ci fanno ci fanno vedere l'immagine attraverso i pixel. Quindi abbiamo dei numeri sotto l'immagine che parlano, e se sono adeguatamente osservati con questi sistemi molto accurati, ci danno la possibilità di prevedere sia la diagnosi, ma anche l'evoluzione di una lesione che potrebbe essere una lesione di tipo tumorale. Parliamo della radiomica, che è una disciplina che è entrata in pieno sviluppo nel campo della radiologia e dell'imaging diagnostico. Questa è una pubblicazione che io ebbi il piacere di condividere con il gruppo della Lombardia GISMO per l'osteoporosi, e questa è un'altra pubblicazione americana di un sistema addestrato a fare diagnosi di frattura del polso dalle radiografie semplici di raggi X. Cosa ci aspettiamo da questi sistemi un domani? Ci aspettiamo di passare da questa situazione attuale, che ci vede prigionieri dei dati, della burocrazia, delle informazioni da recuperare e avere poco tempo da dedicare al paziente, ad una situazione invece in cui tutta questa parte, diciamo, amministrativa e anche time consuming viene molto ridotta, e avremo sicuramente maggiori possibilità di interloquire con il nostro paziente attraverso questi sistemi di cosiddetto text mining, cioè che analizzano il linguaggio comune, la refertazione, tutto quello che è scritto in linguaggio naturale, e riescono a estrarre l'informazione più accurata. Sono arrivato alle conclusioni, dicendo che la medicina del futuro ha sicuramente bisogno di un nuovo approccio filosofico e tecnologico. La matematica dei sistemi complessi, che è implementata in questi sistemi di intelligenza artificiale, e che tra l'altro ricordiamo è la matematica che ha consentito a Giorgio Parisi di vincere il premio Nobel di fisica teorica, sarà la chiave di questa svolta epocale. Questo renderà possibile il recupero della componente relazionale medico-paziente, liberando il medico da attività burocratiche di basso profilo. Con questo vi saluto e vi auguro una buona prosecuzione dei lavori.